commovente, i lavori sono tutti bellissimi, pertanto anche quest'anno il Club UNESCO e naturalmente anche la Federazione Italiana è lieta di essere qui a Podesta. Io credo che ancora una volta vada ribadita la qualità di tutte le opere, perché tutte le opere che hanno preso parte a questo concorso sono state fatte da mani appassionate e da mani ricche di sensibilità. Mi complimento, se posso usare questo termine, con tutti, ma il complimento con tutti voi magari nasce proprio dal vostro collega Bruno Paradin, perché io scrivo gli articoli sui giornali, ma lui è uno di quelli che si sporca le mani, come dite voi, e quindi ben conosce quali sono non soltanto le tensioni interiori, ma quali sono anche gli sforzi fisici, tra virgolette, per compiere questo lavoro egregio che voi state compiendo. A tutti quindi un augurio e buon lavoro e un invito a non chiudere mai con questo meraviglioso mondo del pennello. Fondale evidenzia un robusto disegno astratto costruito con pochi segni simbolici. La seconda opera segnalata è l'opera Think Happy di Monica Bombato. Per lei abbiamo scritto, anche se non strettamente inerente al tema, l'opera esprime una vitalità cromatica, esuberante e originale. Grazie. Prima segnalazione per Romeo Giuseppina, il cortile. Opera di fresca immediatezza, il colore si inserisce felicemente nelle tracce dirette e vive. Terzo classificato della mostra Extempore, Podresca immagini dell'arte, la pittrice Anna Maria Malagutti con l'opera Pittori. Bravo. Lascia percepire una certezza compositiva. Il secondo premio va all'opera Raccogliendo momenti di Silvia Brigenti. E per la signora Brigenti abbiamo scritto: il quadro vive in una sorta di trittico di frammenti e si appoggia su una base apparentemente povera, ma in realtà intensa di motivazioni simboliche. Siamo arrivati al primo premio che viene assegnato a Massimiliano Puntano con l'opera Senza titolo. In una sottile trama astratta manifesta una spiritualità tra le tracce. L'opera si gioca tra segni grafici che campeggiano in una luce bianca.
diritto agli artisti di un futuro sempre così splendido, perché veramente le opere promettono tantissimo. Tutti voi operate nel segno delle finalità dell'educazione, infatti l'arte con la cultura, l'educazione, le scienze, scienze sociali e comunicazione sono i veicoli attraverso i quali l'UNESCO opera nel mondo.